I miti degli eroi. Parte 2. Perseo. Due piccole ali appuntite legate alle caviglie permettono a Perseo di attraversare velocemente terre, mari e monti e di muoversi in aria come sulla terra. Questa capacità lo rende protagonista delle molte avventure di cui è piena la sua vita, iniziata anch'essa in modo eccezionale. Acrisio, re di Argo, aveva una sola figlia, Danae, e desiderando sapere se la sua discendenza sarebbe stata assicurata da un figlio maschio, andò a consultare l'oracolo di Delfi. Ne ricevette un responso che lo impaurì. Un figlio maschio sarebbe nato non a lui, ma a Danae, e sarebbe stato la causa della sua morte violenta. Con l'illusione di evitare questa brutta fine, Acrisio segregò la figlia in una stanza sotterranea, foderata di spesso piombo, lontana da ogni contatto umano. Ma il fato doveva compiersi. Zeus, infatti, si invaghì della bella Danae e per raggiungerla prese l'aspetto di una pioggia dorata. Danae gli generò un figlio che ebbe nome Perseo. Acrisio, irato, chiuse in una cassa di legno duro figlia e nipote e la affidò al mare. La cassa, spinta da onde pietose, arrivò all'isola di Serifo e qui venne raccolta da Ditti, fratello di Polidette, re del luogo. Madre e figlio vissero così serenamente fino a quando Polidette, invaghito di Danae, cercò di liberarsi di Perseo, divenuto forte e virtuoso, spingendolo ad un'impresa che appariva irrealizzabile: uccidere la gorgone Medusa e riportarne la testa dallo sguardo pietrificante. Le gorgoni erano tre e Medusa la sola mortale. Vivevano in un luogo inaccessibile presso le Esperidi. Medusa era stata punita da Atena per aver profanato il suo tempio e l'aveva mutata in un mostro alato dai lunghi denti, con serpi al posto dei capelli e gli occhi fiammeggianti così terribili da trasformare in pietra chiunque ne incrociasse lo sguardo. Quando Perseo accettò di sostenere una prova tanto rischiosa, a Danae tremò il cuore e chiese a Zeus di aiutare il figlio. Zeus l'ascoltò e mandò in aiuto di Perseo Atena e Ares, che diedero all'eroe una falce tagliente ed uno scudo che riluceva come uno specchio. Atena disse: «Ascoltami, giovane Perseo, e segui i miei consigli, perché forza e coraggio umani non ti basteranno. Per giungere dalle Gorgoni dovrai avere l'elmo di Ade che rende invisibili e la bisaccia magica e i calzari alati in possesso della ninfa Stige. Solo le tre forcidi conoscono il loro nascondiglio e dovrai costringere a rivelartelo. Ricorda inoltre di uccidere Medusa con un taglio netto della falce di Ares, guardando la sua immagine sempre riflessa nello scudo». Perseo si diresse quindi verso le colonne d'Eracle, con la baldanza degna della sua origine divina, per incontrare così le vecchie forcidi, sorelle delle Gorgoni. Erano queste creature tutte bianche, con i capelli canuti dalla nascita. Avevano un solo occhio in comune, che mettevano, levavano e si scambiavano quando ne avevano bisogno. Ma era un occhio speciale, perché la sua pupilla poteva individuare la strada per arrivare alle Gorgoni. Con destrezza, Perseo se ne impossessò nell'istante in cui una sorella lo passava all'altra e così vide il tragitto che si snodava per ripide montagne boscose, fiancheggiate da statue, una volta uomini e animali in carne ed ossa, ora immobili nella pietra per aver guardato la Medusa. Le forcidi, rese cieche, inutilmente strillarono e poi furono costrette a rivelare il nascondiglio delle ninfe, dalle quali Perseo si fece dare la sacca, i sandali alati e l'elmo di Ares. Giunto nell'antro di Medusa, Perseo si rese invisibile e camminò all'indietro guardando nello specchio per non incontrare gli occhi del mostro. Ella si avvicinava terribile e Atena rese ferma la mano dell'eroe quando vibrò con la falce il colpo decisivo. La testa mozzata ruzzolò e dal collo balzarono due esseri, Crisaure e Pegaso, il cavallo alato. Perseo mise la testa nella bisaccia e, calzati i sandali alati, spiccò il volo per il ritorno.
sorvolò la Libia e su questa terra caddero gocce del sangue non ancora coagulato, generando serpenti. Erano veramente tanti e ancora oggi infestano quella regione. Arrivata la sera, stanco per l'impresa compiuta e per il viaggio, Perseo giunse nel regno di Atlante e chiese ospitalità per poche ore. «Sono figlio di Zeus! Ti prego di farmi riposare fino a quando Lucifero cacci le altre stelle e l'aurora prepari il carro del sole!» Ma Atlante, signore di mille mandrie e custode del giardino delle Speridi, dove crescevano alberi dai frutti d'oro, allontanò l'ospite lanciandoglisi contro con la violenza. Perseo aveva un solo modo per opporsi alla forza di quel colosso. Sollevò e protese la testa di Medusa verso di lui. Atlante restò immobile e, come se una forza interna lo gonfiasse, il suo corpo si faceva sempre più grande. Ogni capello, ogni pelo diventò un albero. Braccia e spalle diventarono le propaggini di una montagna. Il gigante crebbe finché il cielo e le stelle si posarono su quel massiccio immenso, che da allora sostenne tutto il firmamento. Perseo e Andromeda. Perseo riprese così il suo viaggio. Nei pressi dell'Etiopia vide una figura di donna legata ad uno scoglio sulla riva del mare. Avrebbe potuto essere di marmo se i capelli non fossero stati scompigliati dal vento e il viso bellissimo non fosse stato rigato di lacrime. Era quella Andromeda, figlia del re Cefeo e di Cassiopea, ingiustamente punita per un atto di orgoglio della madre che si era vantata più bella delle Nereidi, le bellissime divinità marine. Perseo, disceso fino a lei, tentò di conoscerne il nome, il luogo d'origine e il perché della sua condizione. Ma ad Andromeda, impaurita, mancò la voce per raccontare. Dalle onde del mare, intanto, con un boato enorme, emerse un mostro grande come una nave che si diresse verso di lei. Alle grida disperate accorsero gli infelici genitori. Perseo promise la salvezza di Andromeda a patto di tenerla sempre con sé come sua sposa. Quando l'enorme mostro fu a un tiro di fionda, Perseo spiccò il volo e lo trafisse più volte. La bestia si impennò, ricadde sott'acqua e poi riaffiorò. Perseo lo colpì ovunque, sul dorso incrostato di conchiglie, nei fianchi e nella coda aguzza. Il mostro fu sconfitto e morì. E dalla riva i gridi di gioia sembravano non finire più. Andromeda fu liberata e Perseo poté detergersi dove l'acqua era più limpida del sudore e del sangue del mostro. Le nozze furono celebrate alla presenza di Imeneo e anche di Eros, che agitavano grandi fiaccole e bruciavano legni odorosi. Dalle case pendevano ghirlande di fiori e il lieto suono dei flauti addolciva l'eroe. Perseo ed Andromeda furono capostipiti di una stirpe illustre, da cui nascerà Eracle. Ma Perseo non aveva concluso le sue avventure. Ricordava bene che il re Polidette, per liberarsi di lui, lo aveva incaricato di una missione impossibile: uccidere Medusa e portargliene la testa. Ligio al suo incarico, Perseo tornò da Polidette e, mostrandogli l'orribile testa, esclamò: «Ecco! Ti ho portato Medusa!» E Medusa lo impietrì. Intanto a Larissa si preparavano i festeggiamenti all'eroe, poiché era giunta fama delle sue straordinarie imprese. Là era fuggito a Crisio, temendo il ritorno di Perseo, ma il giovane gli disse che non aveva risentimenti e partecipò a quei giochi. Perseo, come un giovane dio, scagliò il disco con tutta la forza dei suoi muscoli. Ed eccolo volare alto nel cielo e, ricadendo, colpire mortalmente Acrisio alla testa. Dispiaciuto, Perseo rinunciò al regno di Argo e divenne signore di Tirinto e di Micene. Il mito di Danae. Ci sono due ipotesi sul significato di Danae. La prima la collega ai miti sull'anno nuovo. Anticamente si celebravano le nozze rituali fra il sole e la luna, da cui nasceva l'anno nuovo. Zeus, che sotto forma di pioggia d'oro feconda Danae e fa nascere così Perseo, ne era un richiamo preciso.
L'altra leggenda identifica Danae con la terra resa feconda dalla pioggia e una spiegazione naturalistica è comprensibile se si pensa che la Grecia, arida terra di pastori e soggetta alla siccità, riteneva l'acqua un bene prezioso e portatore di vita. Il mito di Perseo. Perseo fu il capostipite di Argo. È in questa veste che probabilmente rappresenta gli elleni conquistatori della Grecia e dell'Asia Minore nel secondo millennio avanti Cristo. Nella morte rituale di Medusa, che è il simbolo della luna, il cantore Orfeo adoperava la parola Gorgo per indicare il volto oscuro di Ecate, sono implicite tutte le conseguenze della conquista: l'occupazione da parte degli elleni dei templi dedicati alla luna, l'appropriazione dei sacri cavalli alati e quindi la violazione dei misteri divini. Il mito di Perseo spiega anche la nascita dei coralli marini. Quando l'eroe salva Andromeda, è assalito dalla preoccupazione che la sabbia, dura e grossa, su cui ha abbandonato la sacca per lottare col mostro marino, sciupi la testa di Medusa, che vuol conservare così intatta. E per proteggerla, coglie teneri arboscelli sottomarini, li stende sulla riva e vi appoggia la testa dalla chioma di serpenti. A quel contatto, i ramoscelli perdono la flessuosità fino a diventare rigidi come pietre. Le Nereidi, meravigliate, si divertono a far ripetere il prodigio, finché all'acqua marina viene trasmessa la capacità di formare rigidi arborescelli di corallo. Le graie o forcidi. Queste erano, come dice il nome, vecchie dee, figlie del dio marino Forco. Esiodo ne nomina solo due, Panfredo, dalla bella veste, ed Enio, dalla veste color zafferano. Eschilo le definisce vecchie fanciulle simili ai cigni e riporta che avevano un solo occhio e un solo dente in comune. Abitavano in una grotta al di là dell'oceano, a Cistene, o paese del Cisto. Bellerofonte e Chimera. Bellerofonte fu l'erede di una stirpe maledetta. Il nonno Sisifo, uno dei 12 figli di Eolo, re dei venti e fondatore di Corinto, era un uomo crudele e tanto scaltro da essere ritenuto il più astuto fra gli elleni. Riuscì con l'inganno a incatenare perfino Tanato. Accadde che Zeus, stanco delle sue crudeltà, avesse mandato Tanato a prenderlo, ma Sisifo riuscì a incatenare il dio, così nessuno poteva più morire. Ci volle Ares in persona per liberarlo e uccidere Sisifo, che fu condannato da Zeus a far rotolare un macigno fin sulla vetta di un monte, da cui precipitava nuovamente a valle e così eternamente. Non migliore fu il figlio Glauco, che nutriva i suoi cavalli con carne umana. Ma Zeus lo punì facendolo divorare dalle sue stesse bestie inferocite. Bellerofonte era invece onesto, saggio e coraggioso, protetto per queste virtù dalla stessa dea Atena. Si trovava a Tirinto, quando Antea, moglie del re Preto, di cui era ospite, lo accusò ingiustamente di aver tentato di sedurla. Preto inviò Bellerofonte in Licia, dal re Lobate, con una lettera cifrata in cui gli si chiedeva di ucciderlo. Iobate non se la sentì, ma decise di mandare Bellerofonte ad annientare Chimera, un mostro col corpo di capra e la coda di serpente, con tre teste leonine che mandavano fuoco dalle gole, devastando la Licia. Era un'impresa dalla quale non si tornava vivi. Il giovane consultò un indovino e da lui seppe che per l'impresa occorreva salire in groppa a Pegaso, il cavallo alato. Non era questa una cosa facile, perché ancora non era stato inventato il morso. Così Bellerofonte si pose a dormire presso l'altare di Atena perché gli mandasse un sogno rivelatore. La dea gli apparve. «Stai dormendo, o discendente di Eolo? Prendi piuttosto questo oggetto magico che doma i cavalli, sacrifica Poseidone e recati alla fonte di Ippocrene!» Quando il giovane si levò, trovò ai piedi dell'altare un morso d'oro e andò sul monte Licona, dove Pegaso, dopo essere nato da Medusa decapitata, si era rifugiato per vivere insieme con le ninfe. Stava bevendo alla limpida sorgente che aveva fatto scaturire battendo gli zoccoli divini, che Bellerofonte si avvicinò al cavallo e dalle belle ali quello sentì dire: «Mio bel cavallo, non vengo per domarti perché so che tu sei una creatura celeste, ma vengo per essere tuo amico
e compiere insieme prodigiose imprese. È la stessa dea Atena che mi ha dato queste briglie d'oro. È lei a volerlo. Ormai Bellerofonte era così vicino a Pegaso da accarezzarne la bionda criniera, e quando Pegaso nitrì, gli impose il morso, gli saltò in groppa e insieme ballarono una danza di guerra. E poi insieme andarono incontro a Chimera. Si tenevano alti nel cielo per evitare il fuoco e il veleno del mostro. Bellerofonte trafisse la bestia con frecce di piombo che si fusero al calore del suo sangue. In seguito il re Lobate mandò Bellerofonte contro i Solimi, popolo prediletto degli dei, e li vinse. E poi lo mandò in Cappadocia contro le Amazzoni e le vinse con l'aiuto del suo cavallo prodigioso. Dopo tante vittorie, l'eroe si insuperbì e volle scalare l'Olimpo, volando di nube in nube per vedere se gli dei ci fossero davvero. Zeus punì tanta presunzione e lo fece disarcionare da Pegaso, che continuò l'ascesa e divenne una costellazione. Ma Bellerofonte, caduto da grandi altezze, invecchiò zoppo e maledetto. Dice Omero: divenuto odioso a tutti gli dei, egli ora va errando per la pianura di Alea, il cuore roso dal dolore e solo, fuggendo i sentieri degli uomini. Il mito di Bellerofonte. È facile trovare analogie fra Bellerofonte, domatore di Pegaso, e Fetonte, il figlio di Elio, che ebbe la presunzione di saper portare il carro del sole, ma venne travolto e cadde in fiamme nell'Eridano, il fiume Po. La morale è la stessa. L'uomo non deve insuperbirsi né ribellarsi agli dei. Forse il mito è legato alla nascita dei misteri eleusini o orfici, che mettevano in discussione l'importanza della religione olimpica. Più sottile è invece il significato della lotta di Bellerofonte con Chimera. Considerando la protezione di Atena, dea della consapevolezza e della scienza, può simboleggiare la vittoria della lucida volontà contro i sogni e le allucinazioni fantastiche. L'aggettivo chimerico oggi viene usato infatti nel significato di fantastico e illusorio. Eracle, 12 fatiche per una vendetta. La leggenda di Eracle, generoso eroe condannato a servizi umilianti e imprese pericolose a causa dei litigi fra Zeus ed Era, conferma la scarsa fiducia degli antichi nella giustizia degli dei, che pure adoravano largamente. Un giorno Zeus annunciò con orgoglio l'imminente nascita di un suo discendente, al quale prometteva il dominio su tutti gli altri della sua stirpe. Giurò sulla palude Stigia che così sarebbe stato. Quel discorso dovette insospettire Era, che subito si informò su questo eccezionale discendente e scoprì che si trattava addirittura di un figlio di Zeus e della mortale Alcmena, della nobile stirpe di Perseo. Le circostanze vennero in aiuto alla dea. In quel periodo era imminente anche la nascita di un figlio al re di Tirinto, lontanissimo parente di Zeus, e per Era fu facile far precedere alla nascita di Eracle quella di Euristeo, che ne usurpò i privilegi. Eracle venne alla luce a metà inverno, quando iniziava già l'anno tebano. Aveva una forza così eccezionale che già nella culla riuscì a strangolare due grandi serpenti inviati da Era. Eracle crebbe a Tebe sotto la guida di maestri espertissimi. Castore lo addestrò nel cavalcare, Autolico nel guidare il carro, Eurito nel tendere l'arco, e da Chirone apprese la buona morale. Radamanto, che poi divenne giudice degli inferi, gli insegnò il diritto e Lino, fratello di Orfeo, la musica. In questa attività Eracle non era tanto bravo e un giorno finì con lo spaccare la lira sul capo di Lino, uccidendolo. Il giovane eroe era comunque gentile di carattere, solo non aveva ancora imparato a dominare la sua eccezionale forza muscolare. Sceso dal monte Citerone, dove era rimasto fino ai 18 anni, tornò a Tebe, dove riportò una vittoria sui Minii, che stavano per occuparla. Ma il passare del tempo non attutì l'odio di Era, che lo rese improvvisamente folle, così da uccidere moglie e figli che credeva nemici. Rinsavito, si disperò molto per ciò che aveva fatto.
Poi si recò a Delfi dalla Pizia perché gli suggerisse come spiare quel delitto. L'oracolo gli ingiunse di recarsi alla corte di Euristeo e di servirlo per 12 anni. Solo così avrebbe conquistato l'immortalità. Furono quelli anni terribili, perché Euristeo era un uomo pavido e volgare che lo mandò per il mondo a far piazza pulita di mostri e briganti. Solo l'amicizia di Iolao, suo nipote, che lo seguì in ogni impresa, addolcì quei 12 lunghi anni. Le 12 fatiche. Il leone Nemeo. La prima fatica imposta da Euristeo fu di uccidere un leone invulnerabile, smisurato e feroce che abitava in un antro presso Nemea, in Argolide. Eracle gli andò incontro con la clava ricavata da un grande tronco d'ulivo, sradicato sul monte Licona, e iniziò un corpo a corpo terribile. Sebbene il leone gli avesse amputato un dito con un morso, Eracle riuscì a soffocarlo con la stretta delle sue braccia. Con la pelle del leone si cucì una tunica che indossò fino alla morte. L'idra di Lerna. Nei pressi di Argo, nel Peloponneso, c'era la palude di Lerna e qui viveva un mostro orribile, l'idra, figlia di Tifone e di Echidna. Era questo un serpente a nove teste, di cui una immortale, che distruggeva uomini e greggi col solo alito velenoso. Eracle e Iolao l'assalirono, ma non appena una testa veniva recisa, ne rinasceva un'altra più vigorosa. Eracle allora ordinò a Iolao di incendiare un bosco e di cauterizzare ogni collo privato della testa perché non rinascesse quella immortale, che fu sepolta sotto un grosso macigno. Eracle intinse le sue frecce nel sangue del mostro, così da rendere mortale ogni ferita da lui inferta. La cerva del Monte Cerineo. In Arcadia, sul monte Cerineo, viveva una cerva dalle corna d'oro e dai piedi di bronzo, sacra ad Artemide. Eracle, che doveva riportarla viva a Tirinto, la rincorse per un anno fino alla terra degli Iperborei, sulle rive del fiume Ladone. Su quelle rive la cerva, spossata, si fermò un poco ed Eracle la imprigionò nella rete e la riportò viva da Euristeo. Il cinghiale d'Erimanto. La terra di Arcadia era devastata dalle incursioni di un feroce cinghiale che doveva essere ucciso da Eracle. L'eroe lo inseguì per monti e nevai, finché lo intrappolò e lo uccise riportandolo in spalla da Euristeo. A vedere quella preda gigantesca, il re fu preso da grande spavento e andò a nascondersi in una giara di bronzo. Gli uccelli stinfali. Per superare la quinta fatica, Eracle dovette tornare in Arcadia presso la palude Stinfalia, che brulicava di uccelli di rapina con becchi artigli di rame. Essi aggredivano, uccidevano e mangiavano ogni cosa vivente, servendosi anche delle piume di bronzo che scagliavano come frecce sulle prede. Eracle non sapeva come sterminarli, ma Atena venne in suo aiuto dandogli delle nacchere fabbricate da Efesto, che emettevano un rumore assordante. Quando Eracle cominciò a batterle insieme, gli uccelli si levarono in volo atterriti e l'eroe poté ucciderli con le sue frecce avvelenate. Le stalle di Augia. Euristeo impose ad Eracle una fatica umiliante: ripulire le stalle di Augia, re dell'Elide, che possedeva sterminati armenti dalla montagna di letame che si era accumulato in tanti anni. Eracle lo fece in un sol giorno, deviando il corso dei fiumi Alfeo e Peneo nel nuovo alveo tracciato fino alle stalle. Le cavalle di Diomede. Ancora una volta Eracle era tornato a Tirinto vincitore, così Euristeo gli richiese una nuova prova estenuante e pericolosa. Doveva recarsi in Tracia presso Diomede, re dei Bistoni, rubare 4 cavalle mangiatrici di carne umana e portarle a Tirinto. Eracle si imbarcò, sconfisse il barbaro popolo dei Bistoni e diede in pasto alle cavalle lo stesso Diomede. Quando esse furono sazie, poté facilmente aggiogarle e mentre le riportava a Tirinto, incontrò e vinse addirittura Tanato, la morte, che era venuta a Fere per reclamare la vita della dolce Alcesti, sposa di Admento. Prima stordì Tanato con la clava, poi cominciò a stringere la sua gola. Ma la morte riuscì a divincolarsi e se ne fuggì lontano. Il toro di Creta.
Minosse non aveva voluto sacrificare a Poseidone un magnifico toro bianco e l'aveva sostituito con un animale meno pregiato. Il dio irato aveva reso furioso quel toro che lanciava fuoco dalle narici, devastava gli armenti e faceva strage di uomini. Eracle giunse a Creta, lo affrontò con coraggio in una tremenda lotta, riuscendo a domarlo e a riportarlo a Micene. In seguito venne ucciso da Teseo. La cintura di Ippolita. Ippolita, regina delle Amazzoni, si ornava di una bellissima cintura d'oro, avuta in dono da Ares come segno di potere. Euristeo, che voleva darla alla figlia Admeta, ordinò ad Eracle di entrarne in possesso. L'eroe si recò in Cappadocia, dove vivevano quelle donne guerriere, assieme a Teseo e ad altri eroi. Ci fu una guerra feroce, ma alla fine Eracle si impossessò della cintura di Ippolita, uccisa in battaglia, e lo consegnò direttamente ad Admeta. I buoi di Gerione. Gerione, re delle Baleari, aveva numerosi e giganteschi buoi che faceva pascolare nell'isola di Eritea, sorvegliati da Ortro, un mostruoso cane a tre teste. Giunto sul braccio di mare che oggi si chiama Gibilterra, Eracle piantò due gigantesche colonne, dette appunto d'Eracle, per segnare il suo passaggio. Ucciso Ortro, ripassò il mare con la mandria di buoi e in Gallia fondò la città di Alesia. E poi attraversò le Alpi Graie, cioè greche, e sostò nel Lazio. Ma le sue avventure non erano finite. Uno dei buoi si staccò dal branco, attraversò il mare e finì nelle mandrie del re Erice. Eracle fu costretto a seguirlo fino in Sicilia, dove combatté con Erice e non solo lo sconfisse, ma gli tolse il regno. I pomi delle Esperidi. Erano passati ormai 8 anni da quando Eracle era giunto al servizio di Euristeo e costui pareva ancora scontento. Così lo mandò a prendere 3 pomi aurei che crescevano nel giardino delle Esperidi, figlie di Erebo e della Notte. Esse custodivano la pianta sacra ad Era insieme con il drago Ladone. Poiché Eracle non sapeva dove fosse quel giardino, tentò molte strade irte di pericoli. Lottò con il figlio di Ares, Cicno, in Macedonia, col gigante Anteo in Libia. Essendo figlio di Gea, ogni volta che toccava la terra, questo accresceva le sue forze e così dovette soffocarlo tenendolo sollevato. Finalmente, dopo aver imprigionato il multiforme Proteo, si fece indicare la strada. Giunse fino al Caucaso, dove liberò il titano Prometeo, uccidendo l'aquila divina che eternamente divorava il suo fegato. Poi fu ai confini della Terra, dove Atlante reggeva il mondo sulle spalle. Atlante si offrì di recarsi nel giardino per rubare i pomi, a patto che Eracle, durante la sua assenza, reggesse la volta del cielo al suo posto. Atlante, liberatosi dal suo peso, decise di andare egli stesso a consegnare i frutti a Euristeo, lasciando per sempre Eracle in quella scomoda posizione. Ma questi, avendo intuito ciò che l'Atlante stava per fare, chiese di essere liberato per un attimo da quella posa per cercare un cuscino e stare più comodo. Appena Atlante assunse la sua antica posizione, Eracle prese i pomi e se ne scappò via. La cattura di Cerbero. L'ultima delle 12 fatiche fu davvero difficile. Eracle doveva scendere nel regno dei morti per catturare Cerbero, il cane infernale, senza usare la clava né le sue frecce. L'eroe compì i riti di purificazione e poi scese nell'oltretomba accompagnato da Hermes. Quando tornò a Micene, con Cerbero incatenato, Euristeo si dichiarò vinto e tremò di terrore. Allora Eracle riportò il cane infernale nell'Ade. Le ultime avventure. La vita di Eracle fu ancora piena di grandi imprese. In Etolia conobbe e sposò Deianira, la bella figlia di re Eneo. Mentre tornava con lei in Tessaglia, si trovò in difficoltà nell'attraversare un ampio fiume in piena, ma di lì passava il centauro Onesso, che per una moneta si offrì di trasportare Deianira sulla groppa. Quando parve chiaro che voleva invece rapirla, Eracle lo ferì con una freccia avvelenata. E prima di morire, Nesso convinse Deianira a raccogliere alcune gocce del suo sangue per usarle come un potente filtro d'amore.
Dopo alcuni anni, quando Eracle ripudiò Deianira per Iole, vinta in una gara con l'arco, Deianira pensò di usare il filtro del centauro per riconquistarne l'amore e ne cosparse la tunica che l'eroe usava per i sacrifici. Non appena Eracle la indossò per sacrificare a Zeus sul monte Eta, si sentì prima vampare e poi dilaniare da dolori atroci. Come impazzito, Eracle strappava brandelli di tunica e di pelle, rovesciava gli altari, sradicava gli alberi e infine accese un rogo altissimo e vi si distese sulla pelle del leone Nemeo. Ormai le fiamme lo lambivano, ma Zeus mandò folgori e pioggia e Atena stessa lo portò sull'Olimpo con un carro trainato da 4 possenti cavalli. Eternamente giovane, Eracle sposò Ebe, la coppiera degli dei. Edipo. Laio, re di Tebe, e Giocasta, la sua giovane moglie, si amavano e volevano dei discendenti, essendo Laio della nobile stirpe di Cadmo. Così, quando nacque il primo figlio, interrogarono l'oracolo di Delfi sul suo destino. Ma la profezia fu orrenda. Quel figlio avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Laio, atterrito, fece esporre il neonato sul monte Citerone, al freddo vento invernale e alle bestie feroci, con le caviglie trafitte per appenderlo ad un albero. Il nome Edipo, infatti, vuol dire piedi gonfi. Un pastore corinzio, mosso a pietà per quell'esserino urlante, lo portò al suo re Polibo, che essendo senza figli, lo adottò. Edipo visse come se fosse il vero figlio del re, finché un compagno non gli svelò dell'adozione. Incredulo, Edipo si recò ad Delfi per conoscere la verità, ma l'oracolo si limitò a predirgli che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Pieno d'orrore, Edipo fuggì da Corinto per opporsi a quel destino, ma giunto nella Focide, in una stretta via e inseguito ad un litigio sulla precedenza del passo, uccise il vecchio re Laio senza conoscerlo e poi si diresse verso Tebe, oppresso dall'angoscia e dalla tristezza. Quando vi giunse, la notizia della morte di Laio si era già sparsa e suo fratello Creonte aveva emanato un decreto che concedeva la mano di Giocasta e il trono a chi avesse liberato Tebe dalla Sfinge. Il mostro con il corpo di leone alato e la testa di donna stava su una ripida altura fuori dalla porta di Tebe ed era un incubo per la città perché costringeva i passanti a fermarsi per risolvere un difficile enigma. Chi sbagliava o si rifiutava di rispondere veniva gettato dalla rupe con una potente zampata. Edipo si fermò davanti al mostro. Cosa aveva da perdere? Forse sarebbe anche riuscito a sfuggire al suo destino. E allora la Sfinge recitò l'enigma. «Dimmi, chi è l'essere che di mattina cammina a 4 zampe, a mezzogiorno con 2 e di sera con 3 e ha più piedi quando è più debole?» Edipo meditò e poi disse «Quell'essere è l'uomo che da bambino è debole e cammina a carponi, da giovane è baldo e sta su 2 gambe, da vecchio si appoggia al bastone per non cadere». La Sfinge fece roteare gli occhi, si agitò e poi, vinta dalla rabbia e dalla delusione, si gettò dalla rupe. Tebe era così libera e i tebani accolsero Edipo ponendogli ghirlande di spighe sulla testa e a spalle lo portarono in trionfo al cospetto della regina Giocasta. Passarono 20 anni felici ed Edipo credeva ormai di aver sconfitto la profezia perché viveva in pace con i figli Eteocle e Polinice e con le figlie Antigone e Ismene. Ma un giorno su Tebe si abbatté una terribile pestilenza. Intorno c'era solo morte e i campi non davano messi. Edipo consultò l'indovino cieco Tiresia. «La causa di tutto è la morte di Laio mai vendicata! Trovate l'assassino e la pestilenza finirà!» Tiresia lo guardava con i suoi occhi vuoti e non volle dire più. Un giorno capitò a Tebe un vecchio pastore per comunicare a Edipo la morte di Polibo e pregarlo di succedergli sul trono di Corinto. In Edipo si rinnovò la paura e interrogando il vecchio pastore, che era lo stesso che l'aveva salvato da bambino, seppe finalmente la verità e seppe che l'assassino era lui.
il fato era compiuto. E dove poteva fuggire Edipo per nascondersi dalla vergogna? La regina Giocasta si uccise ed Edipo si accecò con le sue mani per non vedere più il sole. Cacciato da Tebe, solo la figlia Antigone lo accompagnò nella sua vita di infelice pellegrino. Giunti in Attica, Teseo ebbe pietà di lui e l'accolse. Ma Edipo qui trovò la sua morte. Due parole sulla Sfinge. Figlia di Echidna e di Ortro, il cane di Gerione, nel ciclo della mitologia tebana appare inviata da Era a Tebe per punire i crimini di Laio. Ma questa vergine leonessa non fa parte solo della favolistica greca, perché appartiene a tutte le antiche civiltà del Mediterraneo. Si pensi per esempio all'Egitto, dove però è creatura maschile, in quanto rappresenta il faraone. La leggenda di Edipo fu per molto tempo interpretata come un mito solare e la morte della Sfinge richiama certamente la soppressione dell'antico culto della dea Luna nel III secolo avanti Cristo. La Sfinge poteva essere orgogliosa del suo enigma che confondeva gli uomini, perché essi non capivano neppure la scritta scolpita all'entrata del tempio d'Apollo a Delfi. «Conosci te stesso, temet nosce». La sua spiegazione non è soltanto uomo, ma anche sappi che sei un uomo. Edipo, infatti, saggio solo in apparenza, risolve l'enigma, ma non comprende cosa sia l'uomo né la perfidia del fato a cui l'uomo è esposto e che si sarebbe rivelata con il tempo. Ovvero, Edipo è cieco quando possiede la vista. Il problema dell'infelicità umana è affrontato da Sofocle nella tragedia Edipo Re. L'autore compiange Edipo e condivide i suoi sentimenti di ansia e di pietà, esprimendo la tesi che un uomo non potrà dire di essere felice se non l'ultimo giorno della sua esistenza, perché il fato può trascinarci in ogni momento verso gorghi d'orrore e di dolore.